elementari le ho fatte tutte alla Garriga, e in una classe, erano pluriclassi, per cui prima, seconda e terza assieme e quarta e quinta assieme. Ho un bellissimo ricordo della prima elementare, perché c'era una maestra di Matarello che si chiamava Marta Tafner. Ecco. Poi anch'io ho fatto le medie, e la preparazione per l'esame d'ammissione è stato il parroco del paese a aiutarmi. Sono venuto a Trento, ho fatto l'esame alla Scovile. Per me è stata abbastanza dura la parte italiana, diciamo, perché il resto non c'era problemi, ma l'italiano è stato abbastanza complicato, insomma. Per cui comunque sono stato ammesso e ho fatto le medie in seminario. Allora era il modo per fare le medie da parte dei contadini e da parte della gente meno abbiente, e anche se la vocazione, diciamo, non è che non ci fosse, insomma, però eravamo in tanti in seminario. Eravamo in prima media, mi sembra eravamo 120, 130, in quattro classi. E alcuni che poi sono diventati sacerdoti sono ancora miei amici, anche qualche persona famosa, tipo Marcello Farina, Don Zani e altri, insomma. No? Qualcuno è andato a missionario in Brasile, Don Zorzi e così, insomma. Sono rimasto lì ho fatto tutte le medie, poi ho fatto la prima ginnasio, ho cominciato le medie, ero a Trento, venivo, sono venuto in collegio e restavamo in collegio da settembre, primi di ottobre fino a giugno. E le vacanze erano anche abbastanza limitate, a Natale ne facevamo molto poche e a Pasqua erano un po' più lunghe di quelle normali, degli altri. Però restavo in collegio e il collegio era abbastanza duro. Per me no, perché mi sono abituato facilmente, però c'erano i miei amici, i miei compagni che facevano fatica. 11 anni dopo le medie. Perché gli spazi non c'erano, non si poteva uscire, bisognava avere dei permessi. Un esempio su tutti, nel 54 si è sposato mio fratello, più vecchio, che aveva 15 anni più di me, e si è sposato a Sardegna, per cui è venuto a chiedere permesso perché io potessi andare al matrimonio e non ne l'hanno concesso, per cui io non sono andato al matrimonio di mio fratello, per cui c'erano delle regole molto rigide, insomma. Mica per niente nel 68 gli è scappato tutti. Assurde, insomma. E poi sono uscito e volevo fare ingegneria, però ingegneria Trento non c'era, l'università era abbastanza complicato, soldini a casa non è che ce ne fossero stati molti. Allora mi sono iscritto ai geometri e sono diventato geometra.